Cos'è il relax, dicevamo? Quando ci stiamo veramente rilassando? Il riposo e il relax sono la stessa cosa? Oggi proviamo a fare un po' di chiarezza su questo tema per capire come rilassarsi al meglio, come recuperare da uno sforzo intenso, oppure come prepararci a uno sforzo imminente. Ci colleghiamo in qualche modo al contenuto sull'attività sportiva. Ora siamo nella fase del giorno, della settimana o dell'anno in cui non facciamo attività sportiva. Se siamo proprio fermi, quindi se non svolgiamo nemmeno la minima attività fisica, siamo a tutti gli effetti in fase di riposo. La più classica e importante fase del riposo è, giusto per fare un esempio, mentre dormiamo. Già qui, a proposito del sonno, dell'attività, del dormire, potremmo aprire una parentesi immensa che però lascio a episodi futuri, ne parleremo ancora, sia del sonno che del sogno. Accenno ora solo al fatto che quando siamo fermi, immobili, anche dormendo, può capitare che si dorma male. Può capitare che siamo coricati ma facciamo fatica a chiudere occhio, che siamo fermi sul divano ma siamo bombardati da immondizie televisive. Tutto questo malessere non modifica la condizione di riposo, siamo comunque fermi, siamo comunque inattivi. Il problema è che durante questa inattività non stiamo bene. Eccoci dunque al nodo centrale di oggi. Il riposo si ferma qui. Il riposo è semplicemente la nostra assenza di movimenti. Il relax, invece, è quel momento in cui il nostro corpo è sì fermo a riposo, ma anche la nostra mente si rigenera, si ripulisce, si disintossica. Questo è il momento in cui recuperiamo le forze. È il momento in cui ricarichiamo le nostre energie. È fondamentale fermarsi, quindi è fondamentale il riposo, ma non è sufficiente. Dobbiamo anche liberare la mente dalle preoccupazioni, dagli stimoli televisivi o smartphonici, per così dire, passatemi il termine, dagli eventi, insomma, avversi della giornata. Come fare tutto questo? Possiamo intanto lavorare sulla alimentazione, sulla idratazione, sulle attività che precedono il dormire, anche sui sogni poi si può lavorare, lo vedremo. Cerchiamo di trovare un ambiente favorevole, libero da smog, da elettrosmog, da inquinamento acustico. Molti di noi sono disturbati anche dall'inquinamento luminoso. Vedremo che se riusciamo a trovare dei ritmi di vita compatibili con le leggi di questo universo, saremo perfettamente a nostro agio, con la luce durante il giorno e col buio durante la notte. Tra l'altro, sia dove abito io, sia nella penisola italica, abbiamo la fortuna di essere a latitudini dove il giorno e la notte si alternano abbastanza regolarmente durante tutte le stagioni, quindi da questo punto di vista non abbiamo scuse, raga. Riduciamo le bibite e le bevande zuccherate ed eccitanti, beviamo molta acqua, ma magari non tutta e non sempre a ridosso dei momenti di riposo. Evitiamo l'utilizzo di apparecchiature elettroniche prima e anche subito dopo il riposo. Preferiamo cibi profumati, timo, aglio, spezie, che possono favorire la respirazione durante il riposo e altrettanto al risveglio. Prendiamo del miele profumato, una tisana, magari un po' di musica. Risvegliamoci con calma per risvegliare i nostri sensi nel modo migliore possibile.